Come va? Che dite? Ho deciso di fare un reading vlog, non lo faccio da un po'. Ho deciso di farne due in realtà. Uno, l'altro lo vedrete poi, non ve lo spoilerò. Il primo, questo qui che state vedendo adesso, lo voglio fare su il premio Nobel Ion Fosse, premio Nobel 2023 per la letteratura, autore che non ho ancora mai letto, quindi ho detto perché non fare un reading vlog per dare le prime impressioni su questo autore che so che in tanti non l'hanno letto, perché non è un nome poi così famoso, io già l'avevo sentito, ma non avevo ancora mai letto nulla di suo. Mi sono detto perché non provarci, facciamo questo reading vlog, magari escono dei discorsi interessanti, posso invogliare gente a leggere questo autore, oppure magari non mi piacerà, chi lo sa, cioè adesso non ne so ancora nulla. Però è un autore nord europeo, norvegese se non sbaglio, maestro di Knausgård, per intenderci, quello che ha scritto la biografia in 7 volumi che inizia con la morte del padre, bellissimo. Quindi sono curioso, viene paragonato a Ibsen, dico, ho letto Casa di Bambola, bellissima opera, una delle opere teatrali più belle che abbia mai letto nella vita. Beckett, altro maestro del teatro, viene paragonato a questi due autori proprio perché è un autore, Ion Fosse, credo si pronunci così, principalmente di teatro, però ha scritto anche molti romanzi, quasi una quindicina di romanzi, quindi comunque sono più incuriosito dalla prosa che dal teatro, poi magari recupererò anche quello perché in Italia abbiamo qualcosina. Ecco, però è anche vero che ci arriva questo vincitore di premio Nobel con un piccolo problemino, il fatto che in Italia non abbiamo tante opere tradotte di questo autore, non abbiamo tante opere di questo autore, che veniva prima pubblicato da Fandango Libri. È proprio un libro Fandango quello che ho deciso di leggere in questo reading vlog, e che poi è stato acquistato i diritti da Elisabetta Sgarbi per quanto riguarda La nave di Teseo. Fortuna che abbia vinto un autore Nave di Teseo, perché sappiamo l'ottimo lavoro che fa La nave di Teseo sugli scrittori, ovvero quello di veramente acquistarne i diritti e ripubblicare tutte le opere, come succede con Richard Powers, ma poi è successo anche con il Nobel di un paio di anni fa dell'autore africano, se non sbaglio, Gundran, una cosa del genere. Anche lì, se non sbaglio, è stato pubblicato molto e continua a essere pubblicato molto, e nonostante non so neanche quanto sia letto in Italia come autore, a me non è molto nei miei radar per il momento, quindi credo che verrà fatto anche con Ion Fosse, autore che, come ho detto, era stato pubblicato da Fandango per quanto riguarda due libri, uno era Insonni e l'altro Melancolia, e poi dalla Nave di Teseo con Mattino e Sera, che è una piccola novella, così come Insonni, e con il primo volume della Settologia. Stato annunciato il secondo volume della Settologia, il secondo volume di tre di questa Settologia, pochi giorni prima dell'annuncio della vittoria del Nobel, quindi un po' forse era nell'aria per La nave di Teseo che Ion Fosse avrebbe potuto vincere il Nobel, quindi curioso, e quindi adesso arriverà anche quell'altro volume. Perché ho deciso di partire da Melancolia? Ecco, facciamo dei ragionamenti proprio così, su pregiudizi a priori. Mi sono detto, secondo me ci sono veramente poche opere pubblicate in Italia di questo autore. Questa qui, per esempio, è introvabile, ma credo verrà ripubblicata a breve dalla Nave di Teseo. Cioè, se proprio La nave di Teseo deve portarci qualcosa, sicuramente partirà da questo. Visto che adesso arriva la seconda parte della Settologia, non credo arriverà subito la terza, bisognerà aspettare almeno un anno. Ma sicuramente, se, come dice Elisabetta Sgarbi, ha acquistato i diritti sulle sue opere, sicuramente riporterà Melancolia e Insonni, almeno, no? Però ho detto mi porto avanti con Melancolia, casomai venga ripubblicato nei prossimi mesi, molto interessante. L'ho trovato in biblioteca, quindi mi sono detto lo prendo e recupero questo. Perché non una delle due novelle? Perché secondo me con un autore così forse è un po' uno spreco andare sulle novelle. Cioè, in realtà, poi questo è un discorso generale, è difficile sempre scegliere da quale libro partire con un autore. Però ho capito nel corso del tempo che partire con romanzi troppo brevi, no, cioè, o comunque racconti lunghi, poi io non amo i racconti in generale o le novelle, magari a volte mi piacciono molto, si veda Tonio Kruger, una delle ultime opere che ho letto che mi è piaciuta tantissimo, ok?
però e sono partito con quello per leggere Mann, un po' a caso, in realtà l'ho trovato, l'ho preso, ho iniziato a leggere, mi ha totalmente coinvolto e poi continuerò con l'autore. Però tendenzialmente al 90% dei casi non amo partire, cioè ho capito che non amo partire con romanzi brevi, cioè viene consigliato per approcciarsi a Haruki Murakami After Dark, che è un libricino, niente di che. Poi vabbè, i giudizi su Haruki Murakami quelli li tengo da un'altra parte, perché in futuro farò un video, in futuro farò una cosa, spoiler per chi vedrà questo reading blog, spoiler su cosa farò per Haruki Murakami, visto che è un bel po' che non lo leggo ed è un autore che mi ha fatto scoprire l'amore per la lettura, ma che appunto è un po' che non leggo e mi piacerà ancora Haruki Murakami, anche lì farò un reading vlog per darvi le prime impressioni su com'è, mi piace ancora Haruki Murakami, parentesi chiusa. Ecco, quindi insomma, partire da libri brevi non lo so se ha sempre senso. Per me non ha neanche senso partire dai capolavori, cioè o comunque da quelle opere che vengono considerate i capolavori degli autori, quindi tipo, che ne so, Infinity Jest per Wallace o 2666 per Bolaño, cioè quei libri là. Magari partire dal 2666 per Bolaño è anche un'ottima idea, però mi riservo il beneficio del dubbio che cioè magari me lo tengo un po' più in là quello lì, ok? Poi che sono corrotto, sono partito dal Teatro di Sabbath, che per me rimane tuttora il suo capolavoro, e va bene così, però magari per molti è Pastorale Americana. Però beh, tutto questo per dire che partire dai capolavori degli autori secondo me non è sempre la scelta migliore, così come non lo è partire da opere assolutamente minori, quindi una via di mezzo. E secondo me o Melancolia o appunto la settologia, il primo volume della settologia era il miglior modo per partire da Jon Fosse. Ho scelto Melancolia perché mi ispirava più il titolo, mi ispirava di più la copertina, è composto da due volumi, ma è a sé stante, mi sono detto va, mi leggo questo e poi la settologia me la recupero dopo se mi piace questo qui, che comunque secondo me già sono 400 pagine, già mi potrà dare tanto sull'auto, cioè già mi potrà dire molto di più rispetto a quanto vi possa dire una novella di 100 pagine. E ho il timore un po' che, anche vedendo un po' su Instagram, la gente vada a recuperare il suo Mattino e Sera, se non sbaglio si chiama così, che è l'altro pubblicato dalla Nave di Teseo, una novella di un centinaio di pagine che magari è meravigliosa però lascia un po' interdetti, o comunque ok, mi sono letto questa novella ma è come se non avessi ancora letto nulla dell'autore. Ecco, leggere libri brevi di un autore che comunque ha scritto tanto, è prolifico, ha tanta roba sul mercato, in questo caso no, però ha roba più interessante sul mercato, leggere un romanzo breve a volte mi dà la percezione di l'ho letto ma è come se non avessi ancora letto nulla di questo autore, cioè potevo leggere quell'altra opera lì, quindi secondo me è meglio andare, cioè a suo punto è meglio partire dal capolavoro piuttosto che partire dal romanzetto breve che non ti dà nulla su quel determinato autore. La via di mezzo sarebbe l'ideale e ho optato per la via di mezzo, che è appunto Melancolia. Lo leggerò, lo comincerò tra oggi e domani, forse più domani che oggi, perché vorrei finire il libro che ho in lettura. E insomma vi farò sapere nel corso della lettura, anche se poi non credo sia un libro proprio di trama, però non so neanche se sia diviso in capitoli, se sia tutto un flusso di coscienza come la settologia, però insomma cercherò di spezzettarlo un pochettino per parlarvene di volta in volta. Spero solo che sia scorrevole, perché è veramente una TBR enorme. Uscirà anche il video sulla TBR. Allora, ho letto un centinaio di pagine di Melancolia. È presto per parlare, però sono un po' in crisi. Perché? Perché mi è venuta voglia di abbandonarlo. Allora, partiamo per gradi. L'ho cominciato a leggere e mi ha ricordato subito Thomas Bernhard. Tante cose mi ricordano Thomas Bernhard, per carità, perché quest'anno è stato uno di quegli autori che ho scoperto e che mi ha fulminato. Uno di quegli scrittori con questo stile ossessivo, paranoico, pieno di ripetizioni, pieno di frasi che appunto si ripetono in modo maniaco ossessivo, di personaggi che hanno molto a che fare con l'ambito e l'ambiente dell'arte e lo vivono male per quanto si sentono inadatti a tutto ciò che è fuori quell'ambiente lì, c'è una grande competizione, almeno nel soccombente,
E insomma, mi ha ricordato molto quello, perché dal punto di vista stilistico gli ho trovato delle affinità, soprattutto appunto nelle ripetizioni ossessive, e anche dal punto di vista tematico. Seguiamo un artista, un pittore, che ha dei gran complessi di inferiorità, diciamo così, comunque soffre molto la competizione con gli altri. E ci ho rivisto subito il soccombente, ok? E sono stato subito influenzato da questa cosa qui. E sicuramente non emerge bene Jon Fosse, proprio perché nel confronto con Bernard uno ne emerge come un genio e l'altro come un principiante, come uno che cerca di imitarlo. Poi è ovvio che a mente più lucida mi rendo conto quanto non sia solamente affine a Bernard, quanto comunque lui cerchi di fare qualcosa di pur sempre diverso. Come ho detto, tematicamente, almeno per ora, per questo inizio, mi sembra di riscontrare due temi. Il tema del difficile ambito dell'arte, in cui c'è una grande competitività, in cui se ci si sente soppressi dall'altro, se si sente giudicati dall'altro, si soccombe, ok? Questo è uno dei temi che riscontro. E l'altro, l'amore per questa donna quasi angelica, per questa donna che lui ama molto ed è quasi difficile, se non impossibile, da raggiungere. Mi ha ricordato un po' a livello tematico narrazioni tipicamente ottocentesche, personaggi tipicamente ottocenteschi. Subito mi è venuta alla mente il Werther, ma non ci ho neanche riflettuto poi così tanto, perché l'ho letto di fila queste pagine, e questo è proprio il commento, primo commento a caldo. Mi ha ricordato subito il Werther di Goethe. Secondo me l'intento di Jon Fosse, che non potrò mai sapere, però secondo me il suo intento era quello di prendere una narrazione tipicamente ottocentesca, un personaggio tipicamente ottocentesco, stereotipo proprio della figura del romantico, e guardarlo attraverso uno stile molto moderno, che è quello bernardiano, ma che probabilmente ha anche molta affinità con Beckett. Non ho letto il Beckett della prosa, ho letto solamente il Beckett del teatro, con cui qualcosina in comune c'è, ma neanche troppo, sinceramente. Beckett è veramente un grandissimo drammaturgo, non lo scomoderei per parlare di Jon Fosse, almeno non dalle prime 100 pagine, di comunque quello che è un romanzo, da un autore che ha scritto anche opere teatrali. Quindi questi paragoni che vengono fatti a Ibsen e a Beckett, di Ibsen non ho trovato nulla, a Ibsen e a Beckett, sono forse più legati al teatro, non lo so, magari sono legati alla prosa, non ho letto la trilogia di Beckett, ok? Quindi chiudo la parentesi sui confronti. Non voglio più fare i confronti, basta, chiudo con i confronti. Che ne so, anche su Rabal e il suo La solitudine troppo rumorosa, che ho letto qualche mesetto fa, anche lì avevo fatto il confronto con Bernard, anche lì mi ricordava Bernard. Però quel libro è veramente un grandissimo libro, quello di Rabal, perché Rabal riesce a prendere lo stile di Bernard, che non è detto che prenda in esame quello, ok? Però me l'ha ricordato, però riesce a fare un discorso tutto suo, una voce unica, è pazzesco quel libro lì. Jon Fosse in questo non mi sta convincendo molto, perché siamo dentro questo pittore, proprio dentro la testa di questo pittore, ed è tutto in presa diretta, nel senso che è tutto al tempo presente, cioè tutto sta accadendo nell'attimo in cui lo racconta. Ma perché lui non lo racconta a posteriori, come accade per esempio nel soccombente, dove questo personaggio riguarda un po' indietro alla sua vita, e lì funziona molto bene lo stile ossessivo, secondo me, e ripetitivo. In questo caso, quello che fa Jon Fosse, che ha intenzione di fare Jon Fosse, è quello di prendere in presa diretta tutti i pensieri che passano per la mente di una persona che sicuramente una persona che rimugina tantissimo, che pensa tantissimo, un overthinker, come si direbbe, che si sente molto in giudizio rispetto agli altri, ed è un tipo di personalità che capisco veramente tanto, ok? La sento molto su di me, eppure non mi arriva, perché questa scelta di volerci riproporre tutti i pensieri, non filtrandoli mai, di una mente ossessionata da quello che gli è attorno, lo trovo interessante nell'idea,
ma trovo che non funzioni. Trovo che non suoni musicale quanto vorrebbe, almeno non nella traduzione italiana di Cristina Falcinella, ok? Non parlo del testo originale che magari è pazzesco. Non mi sta convincendo. Era arrivato persino a volerlo abbandonare e tuttora sono indeciso su cosa fare di questo libro qui. Perché mi sono reso conto che effettivamente anche con altri scrittori mi è capitato in passato di necessitare un po' di tempo per entrare in connessione con quel tipo di scrittura, soprattutto quando uno scrittore ha una scrittura molto unica. No, non sempre, è rarissimo che mi capiti, però a volte capita, quindi il beneficio del dubbio, voglio un po' proseguire. Sono 400 pagine, ho letto 100. È presto per muovere giudizi. Poi è giusto abbandonare i libri, non lo reputo sbagliato, non mi sento obbligato a continuarlo, infatti non so se lo farò. Di questo potrebbe già finire il reading vlog, ops. Però vedremo, perché magari ho bisogno solo di entrarci un po' in connessione. Non entrando in connessione con questa scrittura ossessiva, compulsiva, ripetitiva, ho un po' un problema di plausibilità anche. Non mi sembra plausibile ciò che viene raccontato. Mi sembra che la voce del protagonista, e che quindi il protagonista stesso, sia un gnegne di lamento, e che questi siano non i dolori del giovane Werther, ma i lamenti del giovane Werther. Per questo dico, io capisco anche uno che mi viene a dire: ho letto Goethe e madonna che noia quel libro, è un libro veramente scritto male, cioè, ma chi è sto Werther, è odioso, è un personaggio che si lamenta tutto il tempo. Però io personalmente, quindi è una questione meramente soggettiva, stilisticamente apprezzo molto il Werther di Goethe, poi non lo reputo il capolavoro della letteratura, ma lo apprezzo molto, e mi risulta plausibile quello che racconta, perché lo racconta in un modo che per me funziona. Jon Fosse tenta di fare qualcosa di molto originale, ma secondo me non ci riesce, e lo trovo in questo un po' adolescenziale, lo trovo immaturo per ora, vediamo andando avanti. E limitandomi ovviamente al giudizio parzialissimo di quest'opera, di un'unica opera, per un autore che ha scritto tanto, ha scritto soprattutto teatro ed è famoso soprattutto per il teatro, quindi andrebbe letto anche il teatro. È un libro che non è solamente i pensieri ossessivi di questa persona che descrive, come ho detto, nel momento presente tutto ciò che gli accade attorno, ma è anche un libro di dialoghi. E qui si vede l'impostazione teatrale di Jon Fosse, ma i dialoghi non mi convincono, sinceramente. È anche vero che c'è un altro aspetto, che è l'aspetto più interessante di questo libro, è quello che mi fa dire che lo continuo. L'aspetto dell'impossibilità per il lettore di sapere scernere la soggettività dall'oggettività reale. Cioè, quello che accade nella sua mente e quello che invece c'è davvero là fuori. Trovo molto interessante il modo in cui questi due aspetti si confondono l'un l'altro, e lo trovo anche molto moderno. Questo è già più novecentesco. È stra interessante, però i momenti in cui si lascia spazio più alla soggettività, questo scontro dalla soggettività all'oggettività, e prevale la soggettività, sono più rari in quelli in cui prevale l'oggettività e il rimuginio continuo e la reiterazione continua di cose che già sono state dette, che a me non fa impazzire neanche in Thomas Bernhard. Infatti la prima cosa di cui mi lamentavo con Thomas Bernhard era proprio quella, per quanto poi sia funzionale a quello che vuole raccontare, al modo in cui lo vuole raccontare, a me non fa impazzire queste ripetizioni ossessive. Un po' mi vengono a noia, ma mentre con Bernhard ho trovato subito una connessione e l'ho trovato subito estremamente plausibile nel modo in cui mi raccontava le cose che mi raccontava, qui non riesco a entrare in connessione e queste ripetitività mi risultano ancora meno plausibili, e quindi per quello mi risultano proprio dei lamenti di un adolescente. E lo stile è i lamenti di un adolescente, ok? Di una persona che è a disagio con gli altri. Da come ne sto parlando non sembra neanche che sia uno schifo. Infatti non è uno schifo, tutt'altro. È un libro interessante, un libro che andrebbe letto. Io vi invito a leggerlo, invito a farvi un'opinione su questo autore. Però non lo so.
questa voce nella testa che mi dice mentre lo leggo che è una scrittura immatura, ma magari non per infatti, proprio perché lo è, perché mi dice c'è una bella idea dietro, ma la resa non è ottima, non è buona, e probabilmente non so neanche se sarebbe buona nelle mani di un grande autore, sinceramente non lo so, perché l'idea è veramente ambiziosa. Non lo so, sono combattuto. Potrebbe finire qui Reading Vlog. Quindi in caso vi saluto, se no rispunterò. Chi lo sa, vedremo. Niente raga, abbandono il libro perché non credo faccia per me, non ci sono entrato in comunione, non ci sono entrato, non ho trovato una scrittura che mi convincesse, coinvolgesse, che poi in realtà amo questo tipo di scrittura di base, anche Notturno cileno di Bolaño, un libro che ho amato, però è proprio che John Fosse, probabilmente questo libro di John Fosse non fa per me, quindi mi sembra anche un po' masochistico andare avanti, perché ho dato un'occhiata anche alle pagine dopo e continuo sulla stessa linea, non cambia il libro, quindi lo so, questa è la mia opinione estremamente parziale su un'opera di un autore, quindi ovviamente vi invito a approfondire, a leggere opere di questo autore vincitore del premio Nobel, che credo comunque possa essere interessante. Magari non è un autore eccelso, ma sicuramente è un autore che è interessante, che magari ha anche qualcosa da dire, e magari lo ha declinato meglio in altri romanzi, questo non lo so. Prima o poi magari leggerò la settologia o le sue opere teatrali. Sicuramente sono curioso di leggere i romanzi di Beckett, la trilogia di Beckett, di cui ho letto qualche pagina prima per confrontare, perché mi hanno detto che è molto simile, che lui prende ispirazione da quella. Effettivamente è simile, ma la trovo comunque diversa, almeno stilisticamente, non dico contenutisticamente, non lo so perché ho letto poche pagine. Stilisticamente mi sembra diversa dalla prosa di John Fosse, che per me si avvicina molto di più ancora a Bernard, sono sincero. Però quel poco che ho letto di Beckett mi ha incuriosito, vorrei recuperare la trilogia, che è introvabile, mi sa, forse ce n'è solo uno che si trova per Edito Einaudi. Ma vabbè, questo è un altro discorso. È stato un reading vlog un po' fallimentare, lo ammetto, ma con i reading vlog non si sa mai. Questo libro, tenete a mente, lo citerò anche in un wrap up nel prossimo periodo. La mia opinione su questo libro è totalmente parziale e volevo comunque pubblicare questo reading vlog solo per mantenere un po' queste impressioni, per darvi delle prime impressioni anche a voi su un autore che comunque vale la pena di essere letto, e vale la pena di farsi un'opinione su questo autore personale. Quindi non vi invito assolutamente a smettere di leggerlo o a non leggerlo, anche se ovviamente questo video vi potrà tentare di far dire non lo leggo perché non mi interessa, anzi magari recuperatevi i contenuti che ne ha fatto Marco Cantoni, perché invece lui ne parla molto bene, può essere una voce diversa su, e sicuramente più completa, perché lui ha letto apparentemente, se non sbaglio, tutto quello che è edito in Italia per quanto riguarda la prosa e di questo autore, quindi sicuramente ha una visione molto completa e ha letto anche Beckett. La mia opinione si ferma qui per oggi, un po' a malincuore, e questo reading vlog finisce con un senso di melancolia che ci rimanda proprio il titolo, forse era questo l'obiettivo di John Fosse, chissà.